Amici di Ivano Varavà, siamo in compagnia di Massimo Mariotti, bandiera dell'Hockey Novara, 6 stagioni con la maglia azzurra divise in 2 periodi. Ben arrivato Massimo. Ciao, buonasera a tutti, grazie. Raccontaci un po' di questi tuoi 2 periodi con la maglia azzurra del Novara, dove insomma hai riscosso anche numerosi successi. Novara per me è come se fosse la mia seconda città. Ho vestito tante maglie, credo di averle onorate, sono legato anche ai posti dove sono stato, appunto oltre Novara, però con Novara un legame speciale. È stata la prima squadra quando sono venuto via da casa, erano anni, l'83 fu un anno speciale perché il palazzetto era sempre pieno e si stava ricreando la storia dell'Hockey Novara, e poi è durata quasi 20 anni, circa 17. E quindi i primi 3 anni, specialmente l'84-85, la vittoria del 21esimo scudetto, che era un po' di anni che a Novara non arrivava, fu una cosa spettacolare. Riuscimmo a fare un triplete, Coppa Italia, scudetto e Coppa Cerze. E poi al termine del terzo anno, insomma, ci furono dei problemi di rapporti e si interruppe il mio periodo. Poi sono ritornato dopo l'Olimpia del 92, vincendo 3 scudetti, 3 Coppa Italia, un'altra Coppa Cerze. Quindi il mio legame con Novara tutti lo sanno, e anche negli anni che sono trascorsi ora ho sempre cercato, mi sarebbe piaciuto che l'Hockey Novara tornasse a quei fasti, e non nascondo che mi piacerebbe un giorno tornare come allenatore. Ecco, una domanda particolare adesso te la faccio io. Nel 1986 Novara perse la Coppa dei Campioni in casa contro la famosa partita contro il Porto per 7-5. I più giovani forse non lo sanno, ma il Novara alla fine del primo tempo vinceva 5-1 e la partita fine 7-5 per i portoghesi. Diciamo che qualche maligno ha avuto dei dubbi su di te, sulla tua condizione, soprattutto nel secondo tempo. Ecco, adesso a distanza d'anni possiamo finalmente dire cosa hai vissuto i giorni prima di quella finale, cosa ti è successo? No, ormai è passato, e poi non è bello nemmeno cercare alibi. Chiaramente quegli anni lì Novara c'era una pressione incredibile e, da parte della società, da parte dei tifosi, tutti miravamo, vivamo a vincere quella Coppa e anche in epoche successive. Eravamo una squadra sicuramente giovane, forse il Porto era un pochino più rodata di noi, però ci trovavamo un vantaggio di 5-1 e purtroppo nel secondo tempo la partita girò al nostro sfavore, non terminò nemmeno per lancio di oggetti e quant'altro. E io dal martedì, anche se poi sui giornali all'epoca fu negato, ma nella mia seconda fase questa cosa fu chiarita con Ubezio e con Mocchetto, che sapevano perfettamente come stavano le cose. Io probabilmente avevo contratto un virus, martedì, mercoledì sera tutte le volte mi arrivava 38,5 di febbre, e poi dal giovedì sera io ho giocato la finale con 38,5-39 di febbre, pieno di Novalgina. Però poi si doveva cercare un capo espiatorio, che erano altri motivi, e si dissero delle cose che io magari la notte ero stato fuori, che avevo fatto, qui c'è Rollino, ci sono i miei ex compagni di squadra e sanno perfettamente come andarono le cose. Però ormai è inutile rimbancare quell'epoca, magari avremmo perso lo stesso, perché non si perde mai per il livello o il non livello di un giocatore. Abbiamo perso perché non l'abbiamo preparata bene. Parlando invece del Massimo Mariotti, allenatore, sei stato commissario tecnico della Nazionale Italiana dal 2011 fino al 2020. Anche lì tantissime belle vittorie, tantissimi bei trionfi. Sì, ho fatto anche una parentesi nel 2004 perché Dantas, all'inizio della mia carriera di allenatore, era 3 anni che allenavo, 2 anni e mezzo, e avevo già fatto molto bene a Prato, e nel 2004 Dantas mollò la squadra, mi fu chiesto di seguirla e arrivamo secondi all'Europeo alla Roche-sur-Yon. E poi dal 2011 erano anni quelli che i risultati stentavano ad arrivare, c'era un po' di disamore nei confronti della nazionale. Araku e Ariati, che all'epoca era responsabile del settore tecnico, mi chiamarono, accettai l'incarico, un progetto lungo. E nel 2014 abbiamo vinto l'Europeo di Arco Bendas, anche forse inaspettatamente. Da lì avevo cominciato a portare in nazionale gente come Alessandro Verona, che è un
95, che all'epoca aveva 18 anni e mezzo, e poi negli anni a seguire i vari Giulio Cocco, i compagni, l'Ignata, i Gavioli, eccetera, eccetera. Era un processo e un percorso che ci doveva portare a raccogliere dei frutti. Poi nel 2020 con il Covid io avevo ricevuto dal Presidente anche l'assicurazione che sarei rimasto fino al 2024, e poi in maniera un pochino inaspettata, insomma, a gennaio cambiarono le carte in tavola e è stato scelto un altro progetto che doveva portare successi, dovrebbe portare successi, un hockey spettacolare, quindi siamo qui tutti in attesa. Nel 1984 invece hai giocato i campionati del mondo a Novara, parlaci di quella tua esperienza. Beh, quella era collegata, qui è una cosa totalmente diversa, perché in questo momento Novara, al di là della promozione dell'Azzurra, non ha un seguito per ora paragonabile all'Hockey Novara, e probabilmente mai lo sarà. E nell'84 venivamo già da due annate che l'Hockey Novara aveva fatto un quarto posto prima che arrivassi io, all'epoca di Luz, Belli, eccetera, eccetera. E poi nell'83-84, con l'avvento mio di Dal Lago e con la Maria, avevamo il palazzetto già pieno, quindi la società era solida, c'era un seguito importante, quei mondiali lì furono spettacolari, perché tutte le sere avevamo 4.000 persone, eravamo tre novaresi a disputare il mondiale, quindi c'era un seguito, un attaccamento che oggi forse per la città di Novara, al di là dell'evento, viene un pochino meno, al di là della curiosità di tutti, perché Novara è la patria dell'hockey in Italia, questo è innegabile. Furono dei mondiali dove noi eravamo una squadra molto giovane, Dal Lago e Bernardini erano la prima competizione senior, io avevo fatto già l'Europeo dell'83 e disputammo un mondiale secondo me eccezionale, per un pelo contro l'Argentina perdemmo 2-1, ma era l'Argentina al top in quel momento della maturità dei vari Martinazza, Guerro, Rubio, Luz, eccetera, eccetera. Credo che fu un evento particolare che dette il lancio per i successivi due mondiali che conquistammo nell'86 e nell'88. Questa nazionale 40 anni dopo ha raggiunto i quarti di finale, giocherà contro l'Angola, secondo te dove può arrivare? Ma bene, io sai, sono arrivato stasera, poi non mi piace giudicare la nazionale per quanto sono stato precedentemente commissario tecnico, qui ci sono 8 persone che ho portato io in nazionale e quindi mi resta anche un pochino complicato. Credo che in questo momento l'Italia sia a livello delle altre, nel senso che anche i risultati lo dimostrano, Francia, Portogallo, Spagna, Italia, Argentina hanno un livello simile, forse l'Argentina ha delle individualità e Portogallo qualche individualità un pochino superiore, però giocando in casa l'Italia se la può giocare, vediamo. Massimo, io ti ringrazio per la tua disponibilità e ti faccio un grosso in bocca al lupo. Grazie, un saluto a tutti, grazie a te.